Ne abbiamo passate tante in questi anni noi tifosi crociati. La prima volta in A dopo il derby con la Reggiana, la vittoria della prima Coppa Italia e le successive vittorie di coppe internazionali, dal Parma di Scala a quello di Malesani, l'ultima squadra in Italia ad alzare la Coppa UEFA. Sì, la chiamo così perché Europa League non vuol dire niente. Abbiamo visto giocatori straordinari arrivare al Parma già da campioni ed altri che lo sono diventati col tempo, grazie alla tranquillità di questa splendida piazza. Abbiamo sognato, abbiamo gioito, ma poi, come se il destino volesse farsi beffa di noi, è iniziato il nostro calvario. Prima il crack Parmalat, la crisi, la vendita di tutti quei campioni, quel magnifico giocattolo che iniziava a rompersi. Ma il Parma era ancora vivo. Infatti, anche se avevamo tantissimi giovani e la maggior parte in prestito, siamo passati dalla salvezza nella magnifica notte di Bologna conquistata sul campo al ritorno in Europa nella stagione successiva grazie ai tantissimi gol di Alberto Gilardino. Quella maglia era troppo importante e da sola ha spinto quei giovani ragazzi al risultato storico. Poi, ahimè, l'era Ghirardi. Non posso soffermarmi molto, si sa già tutto su questo. È storia recente, all'inizio molto sofferente, poi la gioia per il ritorno in Europa League dopo una splendida stagione e poi l'anno dopo. Il destino è tornato a farsi beffa di noi. La crisi iniziata per il mancato accesso all'Europa League, le cessioni ai vari imbroglioni di turno e poi, inesorabile, la spina di quel Parma che aveva provato più volte a lottare contro il male del calcio è stata staccata. Ma ora, come una nuova favola, dalle ceneri di quella straordinaria squadra è nato qualcosa di nuovo, qualcosa di unico, che ha riunito insieme tutto ciò che ha fatto di Parma famosa in tutto il mondo. Siamo tornati ad amarla quella maglia e a gioire per le sue vittorie, ma ora, alla vigilia della partita più importante, siamo qui, in trepidante attesa di sapere se il destino ha finito di giocare con noi e se vuole finalmente premiarci di questo faticoso viaggio in questo inferno di emozioni. Mancano solo 90 minuti e un'intera stagione può decidersi così. Non dovete però avere paura di una sconfitta. Noi saremo comunque sempre con voi, ma ad una sola condizione: che in campo scendano i giocatori del Parma. Può sembrarvi scontato? Beh, non è così. I giocatori del Parma non devono temere nessuno. Il Parma è una delle squadre più blasonate d'Italia e voi ne fate parte. Il Real ha per caso paura di un Getafe qualsiasi? O il Manchester United di un Leyton Orient? Chiunque scenda in campo e porti con sé quella maglia crociata, in qualunque serie abbia giocato nella sua carriera, qualsiasi siano le sue qualità, non deve temere niente e nessuno. Fate sì che quella maglia crociata sia il vostro scudo contro le paure. Affrontate quest'ultima battaglia, tutti insieme, noi e voi, e riprendiamoci ciò che era nostro di diritto, la Serie B. Solo 90 minuti, ragazzi, ed entrerete nella storia. Noi siamo il Parma. Forza Parma, ragazzi.